Una grave calamità che ha arrecato notevoli danni alle strutture sia pubbliche che private e per le quali cercheremo in tutte le maniere di ottenere lo stato di calamità nazionale. La provincia, la regione, la protezione civile sia provinciale che regionale che nazionale si sono già mossi in questo senso e almeno sulla carta ci sono tutte le condizioni perché si possano avere il tempo, purtroppo saranno lunghi i tempi, però alcune risorse per poter indennizzare sia il comune che gli altri privati che hanno subito dei danni. Vi vorrei leggere anche il comunicato stampa che ho fatto a nome dell'amministrazione. L'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito Castelcavo Terme e Terre del Sole nelle prime ore di sabato 20 settembre ha procurato ingenti danni che solo appena giorno è stato possibile constatare. Nelle strutture pubbliche i danni maggiori sono stati riportati dal plesso della scuola primaria Seripini, evento che ha portato alla sospensione delle attività didattiche per la giornata stesa, anche in via precauzionale alla scuola media. Un grazie va al tempestivo intervento del personale comunale, alla polizia municipale, al comitato dei genitori, al gruppo degli assistenti civici, al personale docente guidato dalla dirigente scolastica Anna Sternini e dai numerosi altri volontari mossi spontaneamente che con il loro lavoro hanno permesso di arginare i danni fin da subito. A dare man forte ai volontari del comune sono giunte diverse pattuglie del Corpo Forestale dello Stato, guidate dal comandante dottor Gian Piero Andreatta e uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Grazie al lavoro di tutti ed in modo particolare agli uomini del Corpo Forestale Massimiliano Fabris e Marco Minati, l'ho voluto dire perché questi due ragazzi la mattina della domenica, cioè la giornata della domenica, fin dalla mattina alle 7:15 sono stati qui e hanno pulito e reso agibile sia il piazzale della scuola, sia il piazzale antistante e sia tutta la parte del piazzale dove ci parcheggiano le macchine vicino al cimitero. Persone che una giornata di domenica hanno lavorato incessantemente. La scuola già nella giornata del lunedì ha potuto regolarmente riprendere lezioni. Comprendiamo il forse disagio subito da tutti quei cittadini che hanno visto i primi piani e le cantine delle loro case invase dall'acqua e ringraziamo la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad aiutarli per lo svuotamento. Sentitamente un grazie infinito anche ai carabinieri che si sono prodigati nei confronti della popolazione e a tutti coloro che ci hanno aiutato a far fronte a questo eccezionale evento.